hanno chiesto: quanto guadagna? Sono l'avatar di Tina Cipollari e ho detto: no Maria, io esco. A volte mi chiedo, ma dopo tutti questi anni la gente non si è ancora stufata di me? Oggi pubblichiamo un video su Maria De Filippi. I segreti della presentatrice più presente di Canale 5. Adesso iscriviti qui sotto e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle nostre novità. Regina del pubblico e programma di successo, Maria De Filippi è diventata un punto di riferimento nelle famiglie italiane e molti artisti sono stati introdotti nel mondo dello spettacolo grazie ai suoi programmi. Nata il 5 dicembre 1961, Sagittario, ha lasciato Milano per conquistare tutto il mondo dello spettacolo. Ma non farti ingannare se la trovi sui social. Ha molti profili di fan su Instagram, ma nessuno di quelli che gestisce. Dal matrimonio con Maurizio Costanzo alle curiosità della sua vita personale, diamo un'occhiata più da vicino alla conduttrice e quanto guadagna Maria De Filippi. Secondo l'indagine di Italia Oggi sugli stipendi dei direttori più in voga, Maria De Filippi guadagna circa 10 milioni l'anno. Ma se si aggiunge l'utile di Fasino PGT, di cui detiene il 50%, il bilancio 2018 dovrebbe avere un fatturato di 65,8 milioni e un utile di 3,4 milioni. Quel numero aumenterà in modo significativo. Ama i cavalli, cucina dolci, ama l'odore della benzina. Non ti costa nulla, basta un click, metti un like al video. La De Filippi ama molto i cavalli e ne possiede 3, Ghost, Talamone e Irko. Per i suoi 38 anni il cast di Buona Domenica le ha regalato anche un pony. Ha iniziato a cavalcare da bambina, ma dopo una caduta e una caviglia rotta, ha deciso di smettere di cavalcare per molti anni. Indossa sempre due collane. Uno del designer di Givenchy Riccardo Tisci e l'altro di Maurizio Costanzo. I suoi dolci sono famosi e lui non si arrende mai e li mangia per tutto lo spettacolo. È un piccolo rituale e aiuta un po' nel corso del suo programma. I dolci al limone di Pastile Leone, Leonel. Una delle sue migliori amiche è Sabrina Ferilli. Maria De Filippi ha rivelato a Vanity Fair di non essere una grande cuoca, dicendo: può mettersi in imbarazzo con un uovo alla coppa e avvicinarsi come un'astrofisica. Durante un'intervista a Telling, Maria De Filippi e Raffaella Cara iniziano ad approfondire alcuni segreti della conduttrice. Soprattutto amava l'odore della benzina e diceva che da bambina sognava di diventare una commessa di benzina. Laureata in giurisprudenza, ecco perché è seduta sulle scale. Non dimenticare di visitare la community e di votare nel sondaggio per questo video. La sua vita è cambiata crescendo, laureandosi in giurisprudenza con 110 e lode. Era una regina coraggiosa, soprattutto da bambina. Come rivelato in C'è posta per te, frequentava l'asilo da sola, senza che nessuno la accompagnasse. Fin dall'infanzia, suo fratello non era stato molto comprensivo nei suoi confronti, quindi un giorno ha deciso di spararle con una pistola. Maria De Filippi e suo fratello, Giuseppe De Filippi, che ha 7 anni in più, sono ancora in buoni rapporti, e quanto successo in passato sembra essere solo uno svarione giovanile. Perché sei sempre seduto sulle scale in studio durante la trasmissione? La registrazione è durata 4 ore e 64 minuti e non ce la facevo più, ha detto della registrazione di una puntata di Uomini e Donne. In alcuni casi, il processo decisionale può essere più semplice e lineare di quanto si possa pensare. Chiacchiere in TV. Chiacchiere in TV. Pubblicità con il cuore. Amore? Sono l'avatar di Belen Rodriguez, ho detto. Ho una vita vera da vivere e un cuore più grande del mio lato B. Oggi pubblichiamo un nuovo video che tratta la mia vita. Tu chi preferisci, Stefano De Martino o Elio Lorenzoni? Adesso iscriviti qui sotto e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle nostre novità. Negli ultimi giorni ci sono chiacchiere su un allontanamento definitivo tra me e Stefano De Martino.
Abbiamo dei dubbi perché i due hanno smesso di portare le fedi nuziali è una prova evidente della loro separazione. Non ci sono smentite dai diretti interessati. Non ti costa nulla, basta un click, metti un like al video. Le chiacchiere che il ballerino campano avesse una relazione con Alessia Marcuzzi si leggono nei social, con De Martino seduto accanto a Pinera alla presentazione dei palinsesti Rai. Toglietevi dalla testa che Stefano abbia avuto una relazione con Alessia Marcuzzi, ha assicurato l'esperta di gossip Dianila Marzano. Ma Dianila ha parlato anche di Elio Lorenzoni, imprenditore bergamasco, che è stato visto mano nella mano con me alla festa di compleanno di Ignazio Moser vicino a Milano il 14 luglio. Dicono che io lo sto frequentando e si chiacchiera che la nostra storiella possa essere più antica della storia d'amore tra me e Antonino Spinalbese. Non dimenticate di visitare la community e di votare nel sondaggio per questo video. Questa voce è certa o verrà smentita? Lo scopriremo a tempo debito. La storia d'amore tra Stefano De Martino e me potrebbe essere falsa. Ancora una volta. Una nuova crisi. La rivista Chi, diretto da Massimo Bornis, ha pubblicato le foto di una serata particolare, di me che festeggio con il fidanzato della sorella Cecilia, Ignazio Moser, ma all'improvviso arriva anche Elio Lorenzoni e potrebbe aver preso il posto di De Martino. A giugno io e Stefano siamo stati visti insieme a Ponza, ma alla presentazione dei palinsesti Rai, il luglio scorso, Stefano non portava la fede al dito. Si potrebbe dire che è un scoop. Amici, scatenate l'inferno. Volevo dire il gossip. Sono l'avatar di Silvia Tofanin, ho detto. Il rischio in certe situazioni delicate è quello di fare domande troppo invadenti. A volte è meglio tacere, anziché dire una parola di troppo. Oggi pubblichiamo un nuovo video di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Abbiamo scambiato la foto di Rosalinda con quella di Alessandra Sgolastra, ex di Andrea, nel video precedente. Questo grazie a una nostra iscritta che non ci perdona l'errore. Chiediamo pubblicamente perdono e adesso iscriviti qui sotto e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle nostre novità. Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga festeggiano 2 anni d'amore e si confessano a Silvia Tofanin a Verissimo. Si sono conosciuti al Grande Fratello VIP nel 2020 e riflettono sulla loro relazione. E sono tutte belle notizie. Innanzitutto sul matrimonio. Abbiamo l'anello e gliel'ho regalato al nostro primo anniversario, dice Andrea. Il suo sogno è creare una famiglia. Il primo mattone sarebbe una bella ragazza, secondo Andrea. Rosalinda descrive anche il loro segreto, siamo molto uniti. Non ti costa nulla, basta un click, metti un like al video. Ci aiutiamo a vicenda, Andrea non si è mai fatto condizionare dal fatto che io non sia mai stata giudicata. Pace con il padre e per Andrea Zenga anche il rapporto, in precedenza travagliato, con il padre Walter è una benedizione. Ora, dice Andrea, con papà ora va meglio, dice infatti Zenga. Ogni tanto andiamo anche allo stadio insieme. Abbiamo deciso di lavorare su quello che abbiamo in comune per costruire un nuovo futuro insieme. Non dimenticate di visitare la community e di votare nel sondaggio per questo video. Ricordate cosa ha detto Rosalinda a Verissimo? Avevo affidato la mia vita ad altre persone. Mi era stato detto che per la televisione dovevo perdere dei chili. Per questo per tantissimi anni sono sprofondata nell'anoressia, ma non mi rendevo conto. Non avevo la percezione di come fossi. Credevo a tutto quello che mi dicevano e mi lasciavo condizionare. Dal GF VIP all'altare? La storia d'amore tra Andrea e Rosalinda continua. L'attrice ha confessato la sua relazione con Zenga, affermando che sono molto complici sotto le lenzuola. L'attrice siciliana si è confessata dalle pagine del settimanale Chi, sotto le lenzuola va tutto bene. In tutte le salse, sono anche pro all'uso di sex toys a letto, ma per ora ci bastiamo da soli e non li utilizziamo. Diciamo che ci bastiamo e ci avanziamo. Se in futuro li useremo vi faremo sapere. Io sono una da coccole anche per ore e ore.
Lui resiste al massimo 10 minuti, poi si stacca. Andrea ha detto: mi seduce con lo sguardo, ma la preferisco in mutande. Se proprio devo decidere, la preferisco in culotte. Sono l'avatar di Anna Valle, ho detto. Sono fiera di essere siciliana. Di questa terra ci sono molte cose che mi corrispondono, una tra tutte, un proverbio: chi nasce tondo non può morire quadrato. Ecco il titolo di oggi. Oriana Marzoli annuncia che lei e Daniele Dal Moro sono tornati insieme. Spero che ci amiate così. Loro sono tornati insieme e tu adesso iscriviti qui sotto e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle nostre novità. Sembra non avere fine la storia di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. A quanto pare, Oriana e Daniele stanno insieme. I due ex concorrenti del Grande Fratello VIP 7 sono infatti tornati insieme. Dopo diversi litigi e incomprensioni nella casa del GF VIP 7, il rapporto tra la venezuelana e il figlio di Gianpietro Dal Moro era pesante fuori come ai bei tempi, e i due si erano allontanati più volte. Fino a questa riconciliazione. Non ti costa nulla, basta un clic, metti un like al video. Inizialmente si trattava di una serie di Instagram Stories postate dai due da un luogo condiviso. In seguito, però, la seconda classificata del GF VIP 7 ha postato un video con Dal Moro, annunciando la loro riconciliazione. Siamo stati lontani per giorni e ora siamo tornati insieme. Per favore, amateci così, ha scritto nel video. La loro riconciliazione è stata celebrata con un bacio appassionato nella piscina soleggiata dove è stato girato il video, e i continui alti e bassi e gli infiniti tira e molla tra i due non sono evidentemente piaciuti al pubblico. Anche l'esperto di gossip Alessandro Rosica non ha dubbi: Oriana e Daniele sono tornati insieme dopo il peggiore scambio di insulti e minacce. Ricordati di andare sulla community e votare il sondaggio di questo video. La riconciliazione tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli per l'ennesima volta ha diviso anche i fan. I sostenitori degli Oriele sono entusiasti della reunion, ma non mancano le critiche alla coppia, che non convince più. Un utente di Twitter ha affermato che Oriana e Daniele sono la definizione della parola spudorati e ha detto sarcasticamente che dovrebbero già trovare un nuovo colpevole per la loro prossima lite. Secondo lui, i due non hanno più alcuna credibilità. D'altra parte, morti di fama, è il verdetto di qualcun altro, e mostra ciò che molte persone pensano di questo menage, che è tutto per ottenere riconoscimenti e nient'altro. Hanno chiesto: perché fa così caldo? Sono l'avatar di Albert Einstein, ho detto. C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica, la volontà. Adesso iscriviti qui sotto e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle nostre novità. Il caldo estremo che si sta verificando nel mondo è causato da una serie di fattori, tra cui: 1. Il cambiamento climatico. Il riscaldamento globale sta causando un aumento della temperatura globale, che si traduce in condizioni meteorologiche più estreme, tra cui ondate di calore. 2. La deforestazione. La deforestazione rimuove alberi, che aiutano a raffreddare l'ambiente assorbendo l'anidride carbonica. Questo può portare a un aumento delle temperature e ad altre condizioni meteorologiche estreme. 3. L'inquinamento. L'inquinamento atmosferico può contribuire al riscaldamento globale e ad altre condizioni meteorologiche estreme. 4. I cicli naturali. C'è anche una componente ciclica alle ondate di calore, che possono essere causate da fattori come l'oscillazione decadal pacifica, PDO, e l'oscillazione multidecadal atlantica, AMO. La combinazione di questi fattori sta portando a un aumento della frequenza e dell'intensità delle ondate di calore in tutto il mondo. Queste ondate di calore possono avere un impatto significativo sulla salute umana, sull'economia e sull'ambiente. Qual è il programma più visto in Italia? Per il canale ti invito adesso di mettere un bel like e ti sentirai meglio. Il programma televisivo più visto in Italia è il Festival di Sanremo.
Il festival è un concorso canoro che si tiene ogni anno a Sanremo, in Liguria. Il concorso è stato trasmesso per la prima volta nel 1951 e da allora è diventato uno degli eventi televisivi più popolari in Italia. Il festival è trasmesso dalla RAI, la televisione pubblica italiana. Il programma è seguito da milioni di persone in Italia e in tutto il mondo. Il vincitore del Festival di Sanremo rappresenta l'Italia all'Eurovision Song Contest, il concorso canoro più importante d'Europa. Italia è la prima nel mondo. Ti invito ad andare nella home page e cliccare su Community e rispondi al quiz e vota i sondaggi. L'Italia è la prima nel mondo in molti campi, tra cui, in arte e cultura. L'Italia è la culla della civiltà occidentale e vanta un patrimonio artistico e culturale senza eguali. Il paese è sede di alcune delle più famose opere d'arte del mondo, come la Cappella Sistina, il Colosseo e la Torre di Pisa. Due cucina, la cucina italiana è una delle più famose e apprezzate al mondo. Il paese è famoso per le sue ricette tradizionali, come la pasta, la pizza e il risotto. 3 Moda, l'Italia è una delle capitali mondiali della moda. Il paese ospita le più importanti case di moda del mondo, come Gucci, Armani e Versace. 4 Design, l'Italia è una delle nazioni leader nel design industriale e di prodotto. Il paese ha prodotto alcuni dei più iconici oggetti di design del XX secolo, come la sedia superleggera di Gio Ponti e la lampada arco di Achille Castiglioni. 5 Automobili, l'Italia è una delle nazioni più importanti nel settore automobilistico. Il paese è sede di alcune delle più famose case automobilistiche del mondo, come Ferrari, Lamborghini e Maserati. 6 Turismo, l'Italia è una delle destinazioni turistiche più popolari al mondo. Il paese è famoso per le sue bellezze naturali, come le Alpi, il Mar Mediterraneo e le isole della Sicilia e della Sardegna. L'Italia è un paese ricco di storia, cultura, arte, moda, design e gastronomia. È una destinazione turistica di fama mondiale e un leader in molti settori industriali. Sette magnifici sette. Sono l'arpa di Richard Gere. Ricordate la mia storia d'amore, nel film Pretty Woman con Viviane era un'altra cosa. Abbiamo pubblicato ieri le terze 3 coppie di VIPs che si sono lasciate nel 2022, oggi finalisti. Adesso iscriviti qui sotto e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle nostre novità. Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi, Pamela Barrett. Chi è la nuova, presunta, fiamma di Tommaso Trussardi? Con Michelle Hunziker è di nuovo finita. La Hunziker viene vista in compagnia di Bastian Müller, imprenditore tedesco che vive a Francoforte e che sembra estraneo al mondo dello spettacolo. Dalle foto, pubblicate dal magazine Key, sembra che tra i due siano affiatati, anche se non hanno ancora confermato la relazione. Michelle ha detto, c'è un grande gossip. È nata una grande storia d'amore. Per il canale ti invito adesso di mettere un bel like e ti sentirai meglio. C'è un ritorno di fiamma tra Alessia Marcuzzi e l'ex marito Paolo Calabresi. O un riavvicinamento tra due persone che continuano a volersi bene. Le foto pubblicate su Gente mostrano i due insieme a Formentera, l'isola dove andavano spesso in vacanza, tra baci e abbracci. Nel settimanale Gente c'è scritto che, fortemente voluto da Calabresi, che dopo la rottura si è detto pronto a tutto pur di riconquistare l'ex moglie. Quindi sembrerebbe che la coppia voglia tornare insieme. Speriamo. Ti invito ad andare nella homepage e cliccare su Community e rispondi al sondaggio, quale la coppia che preferisci. Wanda ha detto 2 punti sì, sono innamorata. Dopo settimane di chiacchiere, il gossip tra Wanda Nara e il rapper argentino, al secolo Elian Angel Valenzuela, lo conferma a lei innamorata. Dalla Turchia arriva la notizia che Mauro Icardi, il calciatore del Galatasaray, ex dell'Inter e del Paris Saint-Germain, si sposta in Turchia e avrebbe conosciuto una nuova fiamma dopo la separazione dalla moglie Wanda Nara. Si tratta di Devrim Özkan, attrice e modella.
Sono l'avatar di Richard Gere. Ricordate la mia storia d'amore nel film Pretty Woman con Viviane era un'altra cosa. Abbiamo pubblicato i Harry, le seconde tre coppie di VIPs che si sono lasciate nel 2022, domani i finalisti. Adesso iscriviti qui sotto e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle nostre novità. Abbiamo deciso di intraprendere strade separate, dopo tanti anni insieme. Ecco cosa ha postato dopo la rottura della sua storia d'amore di Valentina Ferragni, influencer da milioni di follower, e Luca Vezzil. La loro storia è durata quasi 9 anni, tra convivenza e promesse importanti. Dopo le chiacchiere di crisi e un periodo di lontananza la scorsa estate, è arrivato l'addio definitivo. Cosa succederà nel 2023? Per il canale ti invito adesso di mettere un bel like e ti sentirai meglio. A fine gennaio la separazione tra Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi e le chiacchiere hanno fatto il giro del web. La coppia era solida e sposata da più di 10 anni, hanno deciso di prendere strade diverse. La bella conduttrice e Trussardi non hanno rivelato le cause che hanno portato alla drastica decisione. La bella svizzera ha avuto un flirt con il medico Giovanni Angiolini, mentre si chiacchiera che Trussardi il flirt lo ha avuto con Pamela Barrett. Ma quindi come stanno ora le cose? Che sia il 2023 sia per loro l'anno della riconciliazione. Ti invito ad andare nella homepage e cliccare su Community e rispondi al sondaggio, qual è la coppia che preferisci? La separazione tra l'ex capitano della Roma e la conduttrice ha lasciato tutti a bocca aperta. Con due comunicati diffusi dall'ANSA, rigorosamente separati, Ilari e Francesco hanno annunciato la fine del loro amore dopo più di 15 anni e 3 figli insieme, Chanel, Christian e Isabel. Hanno iniziato a agire gli avvocati, storie di Rolex rubati e la comparsa di una nuova figura. Totti ha trovato una nuova fiamma Noemi Bocchi. Anche la conduttrice ha voltato pagina e ritrovato la felicità accanto all'imprenditore tedesco Bastian Müller. Domani è un altro giorno. Sono l'avatar di Richard Gere. Ricordate la mia storia d'amore nel film Pretty Woman con Viviane era un'altra cosa. Abbiamo pubblicato oggi le prime 3 coppie di VIPs che si sono lasciate nel 2022, domani e dopodomani le restanti 6. Non sono queste le storie d'amore e adesso iscriviti qui sotto e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle nostre novità. Alessia dice, abbiamo deciso di lasciarci, ma la nostra famiglia continuerà a esistere, è finita la storia, dopo 8 anni, il matrimonio tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi. E infatti la conduttrice ha ribadito che resterà uguale il rapporto che lega Mia Facchinetti e Tommaso Inzaghi, nati della precedenti relazioni con Francesco Facchinetti e Filippo Inzaghi. I due, sposati da 9 anni, sono stati a lungo una delle coppie più belle e affiatate del mondo dello spettacolo. Ma il loro matrimonio veniva dato per spacciato, dalle chiacchiere, da oltre 2 anni e mezzo. Chi sarà il nuovo amore di Alessia? Per il canale ti invito adesso di mettere un bel like e ti sentirai meglio. È un sentimento cambiato quello che lega oggi i due VIPs Lisa Bonet e Jason Momoa. L'amore tra noi prosegue, in modi che vogliono essere conosciuti e vissuti, ha scritto la coppia quando hanno annunciato la separazione dopo 15 anni di amore e 2 figli. La scelta è stata presa con molta sofferenza ma era necessaria per vivere le rispettive vite. La star di Aquaman non vuole più proseguire con la bellissima modella Lisa. Ora Jason e Lisa cercano di trascorrere molto tempo insieme. Hanno deciso di lavorare sulle cose che non andavano più nella loro relazione, invece che gettare la spugna.
perché hanno investito molto l'uno nell'altra. Avrebbe detto un amico della coppia al magazine. Cosa succederà a 2023? Ti invito ad andare nella homepage e cliccare su Community e rispondi al sondaggio, quale la coppia che preferisci. Il matrimonio è precipitato all'improvviso, quello tra il campione di football americano e la bellissima modella. A qualche mese di distanza dal loro 13° anniversario, è stato annunciato sui social la fine del loro amore. Si sono lasciati amichevolmente, senza confessare i motivi. La coppia ha mantenuto un rapporto civile per il bene dei figli, così come hanno fatto tutte le altre coppie che si sono dette addio in questo 2022. Il giocatore ha già puntato la modella slovacca Veronika Rajek, 26 anni. Si chiacchiera che è la nuova fiamma di Tom Brady. Su internet e sui social credono che i due possano avere una relazione, ma non abbiamo notizie certe che lo confermano. Cosa succederà a queste stars nel 2023? Amore? Sono l'avatar di Clark Gable, la mia storia d'amore nel film Via col vento con Rossella era un'altra cosa. Federico Nicotera e Carola Carpanelli, due dei protagonisti della passata edizione di Uomini e Donne presentata da Maria De Filippi. Non è questa una storia d'amore, adesso iscriviti qui sotto e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle nostre novità. Sono stati visti insieme dopo la fine della loro rapporto d'amore, la cui fine è stato reso noto lo scorso giugno dalla coppia e da Federico tramite un post su Instagram, confermato poi da Carola. Cosa è successo? Al momento non sappiamo dire altro. Ma siamo curiosi di sapere come va a finire. Per il canale ti invito adesso di mettere un bel like e ti sentirai meglio. La storia nata grazie al programma condotto da Maria De Filippi. Federico come tronista, lei nel ruolo di corteggiatrice che dopo svariati problemi accaduti durante la vita di coppia è stata interrotta. Dice Carola, la causa non sarebbe il tradimento da parte di Federico, ma il modo di pensare differente che avrebbero portato i due ad allontanarsi. Ecco cosa aveva detto Federico, dicendo di averci creduto fino alla fine, pensavo fosse chiara la situazione tra me e Carola, ma evidentemente non è così. Voglio dirlo in maniera esplicita perché per troppi giorni ho letto cattiverie, ipotesi e teorie assurde che non rappresentano la realtà dei fatti. Tra me e Carola è finita. Purtroppo le cose non sono andate come speravo. Ti invito ad andare nella homepage e cliccare su Community e rispondi al sondaggio, da che parte stai? E dai un'occhiata a tutti i sondaggi. Le chiacchiere dicono che Carola e Federico sarebbero visti insieme in un salone di bellezza a Roma, dove Carola era andata a tagliarsi i capelli. In seguito l'ex tronista l'avrebbe raggiunta all'interno del salone di bellezza, nella quale la parrucchiera di Carola ha registrato una diretta, inquadrando i due personaggi coinvolti nel gossip. È diventato virale sui social il video in cui si vede Carola presso il salone di bellezza di Roma, e mentre una hairstylist le sta sistemando i capelli, dalla grande vetrata che dà sulla strada compare Federico. Sembrerebbe che su Twitter siano state pubblicate anche foto dei Nicotelli sorridenti mentre si trovano proprio all'interno di Aircouture. I fan della coppia sono tutti felici. Amici di Chiacchiere in TV. Partecipa. Ecco una ricetta per la torta caprese. È un dolce semplice ma delizioso, perfetto per una merenda o una colazione golosa. Si può gustare al naturale, oppure con della panna montata, delle fragole o altri frutti di bosco. Ingredienti: 1, 250 g di cioccolato fondente al 70%, 2, 250 g di burro, 3, 250 g di zucchero semolato, 4, 250 g di mandorle pelate e tritate grossolanamente, 5, 6 uova, 6, una bustina di vanillina. Procedimento, iscriviti.
1. Preriscaldare il forno a 180 gradi centigradi. 2. Imburrare e infarinare una tortiera da 24 cm di diametro. 3. In una ciotola, sciogliere il cioccolato a bagnomaria. 4. In una seconda ciotola, montare il burro con lo zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. 5. Aggiungere le uova una alla volta, continuando a montare. 6. Incorporare la vanillina e le mandorle tritate. 7. Versare il composto nella tortiera e cuocere in forno per 40 a 45 minuti, o fino a quando la superficie non si sarà indurita e uno stecchino inserito al centro uscirà pulito. 8. Lasciare raffreddare completamente la torta prima di servirla. Se ti piace la torta, metti un like. Grazie. Amica o amico, evviva! Sei giunto alla fine del video. Di seguito ci sono i consigli ad altri video. Ci rende felici per il gradimento. E per restare aggiornati, iscriviti e attiva la campanella. Cosa ti costa? Se vuoi mantenere il legame che ci unisce, non puoi rifiutarti di farlo. Metti un bel like. Non sai di cosa sono capace. Un caloroso saluto da Gossipino e dalla mia passerina, e torna a trovarci presto. Se davvero ci tieni a me, devi farlo. Ciao amica o amico, ti va di guardare altri video? Clicca sul filmato scelto. Se ami il gossip e i social, noi pubblichiamo video tutti i giorni. È stato un piacere averti qui. Torna a trovarci, ti aspettiamo. Ciao.